Amici degli Chef in Camicia, bentornati in cucina. Oggi facciamo una ricettina semplice, fresca, estiva con gli amici della Molisana. Iniziamo subito. Gli ingredienti che ci serviranno, ragazzi, sono semplicissimi. Abbiamo un bellissimo gambero rosso di Mazara, un passion fruit, questa sarà la parte un po' più acidula, barra dolce, barra afrodisia, canato il nostro piatto d'amore, un bel limone profumatissimo, sedano che andremo a fare croccante, qualche erbetta, finocchietto, basilico, sale Maldon e poi il protagonista del piatto che è, ragazzi, questa pasta a forma di cuore, che si chiama appunto riga cuore, il nome di questo nuovo taglio di pasta. E pensate che ad aver scelto il nome di questo nuovo taglio di pasta siete stati proprio voi nei sondaggi delle stories di Chef in Camicia. Quindi, per prima cosa partiamo ovviamente con la pulizia di questo stupendo gambero rosso. Non ve lo devo stare neanche a spiegare. Leviamo la testa, leviamo l'intestino e leviamo anche il carapace. Ovviamente testa e carapace non li buttiamo perché con questi, come sempre, ci andiamo a fare una salsina con quale andremo poi a condire il nostro piatto. Continuiamo, ripetiamo l'operazione per tutti i gamberi rossi che abbiamo a disposizione. Tartarizziamo il tutto. Andiamo a versare in ciotola il nostro gambero, ovviamente poi iniziamo a condire la nostra tartare. Quindi passion fruit, la nota un po' più afrodisiaca del nostro piatto, tagliamo per metà, wow, e andiamo a versare questi chicchi di passion fruit con tutta la sua polpa e il suo succo. Ovviamente continuiamo a condire, non è finita qua. Cosa andiamo a mettere? Mettiamo questo bel finocchietto profumatissimo, sempre all'interno della tartare, quindi andiamo a tritare velocemente. Andiamo a versare dentro. Poi cosa manca? Ovviamente un po' di parte sapida. Andiamo a inserire il sale Maldon a fiocchi, goccio d'olio d'oliva, poco poco, pepe facoltativo. Io non lo metto. Mescoliamo il tutto. A questo punto è praticamente pronta la nostra base del nostro piatto, la nostra tartare. La mettiamo da parte, facciamo marinare 5-10 minuti, non di più. Successivamente cosa facciamo? Costa di sedano, pela patate, andiamo ad accarezzarlo, facciamo queste un po' di una specie di chips, no? Di chips croccanti di sedano che andiamo a mettere in acqua e ghiaccio che con il freddo si arricceranno e diventeranno ancora più croccanti. A questo punto le nostre chips di sedano sono pronte, le mettiamo qui da parte a riposare insieme alla tartare. Cosa succede adesso? Questi sono tutti gli scarti dei gamberi, ragazzi, da cui abbiamo rimosso soltanto gli occhi perché sono amari, ricordatevelo. Li andiamo a inserire all'interno di un bicchiere a collo alto, così. E cosa facciamo? Olio extravergine di oliva. Dal nostro cassetto delle meraviglie ci andiamo a tirare fuori un frullatore a immersione e iniziamo a frullare. Dopo, ovviamente, lo passiamo al colino a maglia fina. Se necessario aggiungiamo un goccio d'acqua fredda. A questo punto guardate qui che bello, una bella emulsione tra la proteina del gambero, il grasso dell'olio e giusto un po' di acqua, ragazzi. Ok, andiamo ad aggiustare un po' di sale, mescoliamo e voilà, e ce la mettiamo da parte. A questo punto forse possiamo calare la pasta, quindi la andiamo a calare in abbondante acqua leggermente salata. A questo punto la nostra pasta è cotta, l'abbiamo scolata e cosa andiamo? Andiamo a condirla con la nostra salsa di gamberi. Mescoliamo il tutto e ovviamente scorza di limone che col gambero, con il pesce ci sta sempre bene. E a questo punto, ragazzi, abbiamo tutte le preparazioni per iniziare ad impiattare. Non vi preoccupate se la pasta nel frattempo si può anche freddare perché questa
È una ricetta un po' audace, un po' diversa dal solito. È una sorta di insalata di pasta. Passatemi il termine. Andiamo ad impiattare e poi ovviamente assaggiamo. Voilà ragazzi, il momento tanto atteso, ovviamente l'assaggio. Come si assaggia questa pasta? Forchetta, prendiamo la tartare da sotto e ci portiamo via anche la pasta. Guardate qua, bellissima. Io procedo all'assaggio. Che dire ragazzi, questa pasta è veramente super, a parte che ha una tenacia e una resistenza molto importante, poi ci sono queste righe, no? Essendo una pasta rigata, trattiene bene quello che è il sugo. Io in questo caso ho fatto una salsa di gamberi, ma può essere qualsiasi altro sugo. Anche nell'aggiuntura, dove poi si chiude il cuore, si sente proprio la consistenza ancora maggiore della pasta. Quindi ragazzi, io ve la consiglio e vi consiglio anche questa ricetta se volete stupire il vostro partner, la vostra metà. Alla fine è una ricetta semplice, ma che però fa il suo effetto. Già mi immagino che qualcuno magari potrà dire ma è troppo poca, è troppo poca. Ragazzi, la volete stupire o non la volete stupire sta partner? O sto partner, poi quello decidete voi. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Viva l'amore! Ciao ragazzi, alla prossima!